Ancora bagnato, guardate la straordinaria tenuta dal punto di vista fisico. Attenzione all'infortunio, l'infortunio. Pierluigi Pardo, un diversamente giovane, cosa dice ai giovani oggi al Next Generation Fest? Ma no, la cosa che mi sembra interessante dire è che appunto io, tutta la mia avventura da telecronista è nata da un VHS che ho spedito a Telepiù a metà degli anni 90 e tutti i giorni tornavo a casa, in quel periodo abitavo ancora con i miei che erano tornati all'estero, vabbè insomma, e tutti i giorni dicevo ha chiamato qualcuno, poi un giorno, una mattina, che non dimenticherò mai, il 29 luglio del 96, mia mamma mi disse: non ci chiedi se ha chiamato qualcuno, ha chiamato Telepiù che aveva sentito questo VHS con questa prova che avevo mandato. Quindi secondo me la cosa più importante è di provare a inseguire le proprie passioni, ovviamente in maniera razionale, perché poi il mondo del lavoro è un mondo impegnativo, bisogna anche andare dove c'è il lavoro, però non rinunciare alle proprie aspirazioni, non rimanere con rimpianto del se avessi provato, se me la fossi giocata in maniera diversa. Beh, oggi è paradossalmente più semplice con i social, chiunque può scrivere, può fare video, però è difficile emergere. Come emergere? Sì, allora, io credo che il giornalismo sportivo, questo tante persone mi chiedono come diventare telecronista, allora sia più difficile probabilmente diventare telecronista che fa Milan Juve o la finale di Champions, perché insomma è abbastanza saturo, le partite sono quelle. Però invece nel mondo dello sport, soprattutto anche del marketing sportivo, della comunicazione sportiva, sicuramente gli spazi sono aumentati, è un settore che tira moltissimo, e sicuramente la rete, il web ha offerto delle possibilità, ci sono già tanti esempi di community che sono nate, che adesso sono stati addirittura acquisiti da gruppi molto importanti a livello editoriale o di personaggi che si sono costruiti partendo dal web una loro popolarità. Quindi da questo punto di vista sicuramente il web è stato ed è un elemento di democratizzazione e che offre delle opportunità, quindi assolutamente sì. Poi magari il contratto a tempo indeterminato per il quotidiano è un po' più difficile da trovare rispetto a 20 anni fa o 30 anni fa, però complessivamente secondo me ci sono delle opportunità e bisogna provare a coglierle. Esulta inutilmente in maniera completamente incomprensibile?